Mimmo Cuticchio ci presenta La pazzia di Orlando, ovvero il meraviglioso viaggio di Astolfo sulla Luna. È un racconto che avviene per voce, per conto e con dei pupi mossi a vista. In scena avremo Mimmo Cuticchio, operante, lo spiego anche per i nostri ascoltatori, ci sono delle terminologie molto precise nell'arte dei pupi. Operante vuol dire che non soltanto Mimmo Cuticchio animerà i pupi, ma reciterà e peraltro ci regalerà anche dei momenti di cunto. Il cunto è una recitazione molto popolare, molto particolare, con una formula ritmica ben precisa. Accanto a lui ci saranno Giacomo Cuticchio, che è suo figlio, Tiziana Cuticchio, che è la nipote, questo per dire anche di come si tramanda l'arte dei pupi, e Tania Giordano, che da tempo lavora con lui, e loro sono manianti e combattenti, ovvero animano i pupi senza recitare. Le musiche sono di Giacomo Cuticchio, che si ispira al patrimonio delle musiche dei pianini che accompagnavano in genere questi spettacoli, ma le rivede in maniera più attuale con il suo ensemble. Il suo ensemble è composto da Nicola Mogavero al sax, Andrea Rigano al violoncello, Francesco Bongiovanni al violoncello, Tommaso Sant'Angelo al corno, Marco Badami al violino. E voglio ricordare anche il nome dei colleghi della sede RAI di Palermo che consentono questo collegamento: i tecnici Sergio Mezzatesta e Tony Pellerito, e lo specializzato di ripresa Alessio Costa. Appunto, ci proporranno gli artisti che saliranno fra poco sul palco, fra un paio di minuti, la narrazione della pazzia di Orlando. Sappiamo che è uno dei capitoli più belli, più intensi del lavoro dell'Ariosto, ma qui ce lo riproporranno nelle modalità creative tutte particolari che appartengono all'arte dei pupi e all'arte del conto. C'è di sentire, sentite signore mai, buonasera a tutti intanto. Buonasera a tutti. Vennemo a contare la storia di Orlando, di Rinaldo,
dei paladini di Francia. Tutto cominciò quando la bella Angelica si aveva partito dalle Indie ed era andata a Parigi per cercare un marito tra i paladini. La verità è che Angelica, con la sua bellezza, accompagnata dal fratello Argalia, che si faceva chiamare Umberto del Leone, era venuta con l'inganno nel regno di Carlo Magno, perché aveva un anello fatato che mettendolo in bocca la rendeva invisibile. Suo frate aveva una lancia fatata che appena toccava l'avversario subito faceva cadere il cavallo. Ora, loro avevano un piccolo esercito di 1000 uomini, 4 giganti che accompagnarono. Quando si presentò a Carlo Magno, tutti i paladini non avevano visto mai una femmina così bella. Intanto si presentò a Perentiere davanti a Carlo Magno, e da non si usava nella corte che camminavano a piedi scalzi. Poi aveva un corpetto con tutta la pancia fuori, come chiede che si usava in questi tempi, con un paio di pantaloni alla zuava fatti di pelle, tutti trasparenti. Quindi quando si infilò dentro la reggia di Carlo Magno, tutti i paladini che erano schierati, appena vitte una sua femmina, hanno ibaro tutte, come si dice in palermitano. Tanto che c'erano pure i mugghieri e i fidanzati da dentro la reggia, che telefonano i mariti e zitti, dice, oh, mi pare che avesse l'occhio troppo puzzoto, Rinaldo stesso, che era padre di tante figlie, appena vitte la bella Angelica Trasere, ci fa sua cucina Orlando, guarda che bella, bella recca, bella redda. Arrivato a un certo punto, Clarice, la moglie di Rinaldo, ci fa Rinaldo, dice, non ti scuidare che sei padre di 5 figlie, però. Ora, mentre la bella Angelica si annacava tutta e si presentava a Carlo Magno, Carlo Magno stesso era rimasto già fermo, incaitonato a tale alla. Questa bellezza, che cosa voleva? E Angelica ci disse che aveva parlato con suo padre, il gran Baldassore, ci aveva detto, io voglio sposare un valoroso paladino, che ne pensi? Con la scusa però, Carlo Magno si ammoccò tutto quello che ci diceva, credeva a tutto e pensava, chissà, bellissima principessa sicuramente sposerà un mio paladino, ma come faccio ora? Io ho 300 paladine e cioè una principessa, tutti mi fanno segnale che vanno ire tutte, è un menoto. Allora Angelica, quando capì che ormai erano tutti là attenti a quello che lei diceva, perché ci disse, maestà, io voglio sposare uno dei vostri paladini, però deve essere il più valoroso. Vedete mio fratello Umberto del Leone, veste in lutto perché siamo fuori dalla patria, e siccome si vanta di essere il più forte alla lancia, lui vuole sfidare il pretendente. Noi però dobbiamo fare un patto, che se mio frate vince o vostro paladino, o paladino deve rimanere prigioniero, viceversa sposerà la mia persona. Carlo Magno, sicuro del valore dei suoi paladini, figlio accettò i patti. Allora Angelica fa, maestà, che cavolo che c'è dentro questa reggia non si resiste, se mi permettete, dice, me ne vado al Pietron di Merlino dove ho fatto preparare il mio accampamento, dice, quando volete mi mandate i pretendenti. Carlo Magno avette nascere con suo frate, poi tutti i paladini che erano dami, ognuno al suo posto, si misero tutti attorno a Carlo Magno, utaleavano come per dire, ora tu a Cuccimanne per primo. Carlo Magno dice, oh, è inutile che mi taleate, perché la femmina è una, guarda se te 300 cristiani, se no ma la piglio io non se ne parla più. Calmatevi paladini, ci disse Carlo Magno. Noi dobbiamo fare in modo che questa principessa sposi uno di voi, ma vedo che ci sono tanti di voi che sono sposate, caisana a mano. E allora ci fa il Duca Namo, maestà, io capisco, non è che dice magari alzano la mano perché vogliono sposare la principessa, alzano la mano perché se vogliono provare ad un colpo di lancia col principe Umberto del Leone. E allora che cosa mi consigliate? Disse Carlo Magno. Io vi consiglio di fare un sorteggio. E man mano escono i nomi dei paladini, uno a uno si possono andare a provare.
con il principe indiano. Bravo, ogni tanto questo vecchio tabaccoso qualcuno aggiustare. E allora, Paladini, facciamo in questo modo. Ora io mi ritiro e faccio il sorteggio. Mi raccomando, ai patti con Angelica, fatevi onore e facciamo sì che questa Santa Pasqua qui a Parigi sia sempre più festosa. E da così si ritira Carlo Magno con i suoi baroni e dai Paladini tutti nervosi passeggiano e cercano di capire ora quale nome riesce, chi uscirà. Astolfo d'Inghilterra, che si aveva fatto sempre avanti, avesse voluto ridere, ma ce n'erano tante paladine che ci volevano. C'erano pure gli spagnoli che, essendo apparentati con Carlo Magno, per quell'occasione erano pure da Parigi. Quindi esce il soldato da dentro al gabinetto di Carlo Magno e fa: il primo fortunato è Astolfo d'Inghilterra. Ma veramente fortunato fu. Un ne Astolfo, tutti si girano, un ne Astolfo, allora un soldato che era già su te scale poi dice: un noce catecchio a Astolfo, perché io per arrivare prima si tira la finestra, si stava rompendo niamo. Astolfo è andato al Pietron di Merlino, però al Pietron di Merlino ecco trovò il principe che ha la lancia patata. Manco toccò a punta la lancia del principe Umberto del Leone, cagari Astolfo con tutto il cavallo. Astolfo prigioniero. Ma siccome Astolfo era simpatico, Angelica o vuole lasciare libero nel campo, mentre il secondo fu Ferraù di Spagna. Appena il soldato fece un nome di Ferraù di Spagna, da rintra ci fu silenzio da tomba, perché tutti sapevano il valore di Ferraù. Non era francese, era spagnolo, era un mezzo gigante, non era tanto alto, però aveva una panza tanta, un paio di spalle larghe. Si comincia a muovere in andare a reggere che pareva una putta che si muoviava. Taleava i paladini e ci disse: amigos, perché dato che era spagnolo ci parla, ma potete scuidare ad Angelicas, perché già mi amaretavos, perché io sono Orlando battì per in terra, disse: maledizione alla sorte, ma con ciò puttava chi sura spagnacca. E Renaldo pure. Dice: ora non potremmo scuidare Angelica, ne potremmo scuidare pure di provarci ad un colpo di lancia. E intanto Ferraù arriva là al Pietron di Merlino, si incontra e pure Ido viene disarcionato. Cominciò a bestemmiare Macone Cervicante. Mai nessuno ha fatto cadere dal cavallo il principe Ferraù. Se tu sei veramente così valoroso come hai dimostrato con la lancia, me lo devi dimostrare col ferro in pugno. E pigliò la sua cimitarra. Il principe indiano, appena visto che io pigliò la cimitarra, fece segnale ai giganti. Quattro giganti l'assaltarono da ogni parte, cafottavano colpa senza pietà, si infelavano con puntate da ogni parte. Ma chi roteava la sua cimitarra non ne toccava, faceva cadere pezze di maglie e piasse, e in terra caravano brasse, buste, teste, e di gigante evano carenna uno a uno. L'ultimo girette un gran terribile colpo un tall'elmo a Ferraù che ci spezzò l'elmo, e io prima di cadere si infelavo la sua cimitarra in la panza. Cario lo quarto gigante, i soldati scapparono e chi pigliaro e non sapevano so occupare fratessoro. Ma chi sto dice è terribile, chi sto è feroce, sorella mia, che facciamo? Ha ucciso i nostri giganti, i nostri soldati sono fuggiti. Io ti direi di andarmene. E sono un principe, non posso fuggire. Nel frattempo Ferraù si aveva ripigliato e quando si sosì e si mette l'elmo suo spappolato e da lo campo tutto chino di morte e vide Angelica e lontano ci disse: Angelica, tu sarai mia. So frate, un po' di stare a sta arroganza, e subito lascia la sorella e lo affronta. Angelica si allontana, il principe indiano abbassa la visera, issa lo scudo, piglia la sua spada e tutti ricominciano a combattere. In cacciano de spatte che cominciano a nascere fai de fuoco. Non è là quattro forte e valoroso, mentre il principe indiano cercava di dare corpo alle taglie di punta. Ferraù non lo voleva offendere perché pensava che chi era il frate della sua Angelica, ma tante di corpo pesante cerette sopra le armi che chi stava per carere menso stonato.
gira e spaglie e scappa verso il bosco. Ferrao, quando mette co principe scappao, taleao attorno, un vittico angelica e tao tutti tententa all'aria, distruggì ogni cosa e disse: ebbene, Angelica è fuggita suo fratello, ma io non mi fermerò se non avrò trovato la mia Angelica. E piglia il sentiero, non ne vitte scappare a Umberto del Leone, mentre da il principe Astolfo, che aveva talato tutto questo fieno e si aveva ammucciato, perché dice: il saccio se tirano poi ecco sbagliano, se tirano poi caro, è meglio che me la vimmia. Appena vitte chiesto, pigliavo. Nel fuggire, Umberto del Leone aveva perduto la lancia, ci abbia caruto. Allora, che cosa fa il soffo? Dice: ma ora me la piglio io questa lancia. Nel frattempo, chi aveva scappato a Piere, c'era il cavallo Rabicano, che era un cavallo velocissimo. Piglio disse: ma mi piglio pure questo cavallo e me ne torno a Parigi. Ora, signori miei, Angelica fugge, si perde col fratello e nel bosco tutti e due scappano. Mentre Astolfo torna a Parigi, e da mensa corte già mancava, perché ognuno aveva cominciato a scendere, perché aveva nisciuto il proprio nome e sperava che l'altro perdesse, perché si poteva ir a provare proito. Ma quando la notizia della fuga di Angelica arrivò da Carlo Magno cominciò proito ad arrabbiarsi e dire: sì, ma dove sono i miei paladini? Si allontanano. Arcivescovo Turpino, andate a cercare mio nipote Orlando, voglio riunire il consiglio. E da così, signori miei, Carlo Magno riunisce il consiglio, ma io do calasso e chi pupe ora a continuo. Viva Carlo Magno! Viva Carlo Magno! Evviva! Viva Carlo Magno! Riuniamoci, paladini! Riuniamoci! Al consiglio! Al consiglio! Viva Carlo Magno, viva Carlo Magno, viva si grida l'imperatore di Roma e re di Francia Carlo Magno. Paladini, ho voluto riunire il consiglio perché vedo che dalla mia corte mancano Avinio, Avonio, Berlinghieri, Sansone, Sansonetto, Salamone di Bretagna, Iuvone di Guascogna, mancano Salardo, Riccardo, Ricciardetto, Raimondo di Parigi. Dove sono? A cercare Angelica? È una vergogna quello che sta succedendo. Qui è giunta la notizia della fuga di Angelica. Astolfo è tornato e mio nipote Orlando ancora non è qui. Arcivescovo Turpino, non vi avevo forse mandato negli appartamenti di mio nipote per vedere se per caso sta male? Maestà, stavo per andare negli appartamenti di Orlando, ma incontrai il suo scudiero Terigi. Mi disse che Orlando ha preso il suo destriero e ha lasciato Parigi perché anche lui vuole cercare Angelica. Mio Dio, che sento mai? Che vergogna che ne prova la mia corona! Mio nipote, il primo paladino di Francia! Il gran confaloniero della Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana, il primo ministro di grazia e giustizia, abbandona i suoi doveri per andare dietro la gonnella di una donna. È veramente vergognoso. Alle armi! Alle armi!
Il suono di guerra, soldato, vieni avanti! Maestà, alto e magnanimo imperatore Carlo, dovete sapere che siamo assediati. Assediati? Alzati, soldato, e dimmi chi ci porta la guerra. Maestà, un poderoso esercito, più di 80.000 uomini cominciano a piantare tende tra bacche e padiglioni intorno alle mura della città di Parigi. Nell'accampamento si grida: viva Rodomonte, re d'Algeria e di Salza! Rodomonte? Uno dei 32 re di corona che hanno tenuto consiglio per venirci a distruggere! Hanno fatto male i loro conti, questi saraceni! Chiudete le porte della città! Incordonate le mura di sentinelle! Fate coraggio al popolo! E al resto penserò io. Vado, maestà, come comandate. Arcivescovo Turpino. Sagra corona, andate a preparare le reliquie di San Dionigi. Portatele in processione lungo le vie di Parigi. Voglio che sia preparato il popolo a questa guerra. Rinaldo, signore? Comandatemi. Figliuolo, in assenza di Orlando, tuo cugino, do a te il posto di capitan generale dell'esercito francese. Andate ora stesso sul campo di battaglia. Andate a dare il benvenuto al nemico e fategli capire che noi francesi sappiamo vendere cara la nostra mercanzia. Conte Gano di Magonza, seguitemi, andiamo sopra le mura a guardar come il nemico sta preparando il suo accampamento. Sono dietro di voi, maestà. Paladini, in questo momento proprio la guerra non ci voleva, ma ognuno di noi deve correre a fare il suo dovere. Ebbene, conosco il valore di ognuno di voi e pertanto vi lascerò liberi nella mischia. Per San Dionigi, seguitemi! Un solo grido voglio sentire sul campo di battaglia. Mongioia! Mongioia! Alle armi! Alle armi! Andiamo a combattere! Andiamo a combattere! Andiamo a combattere! Astolfo, non ci voleva che mio cugino Orlando si allontanasse proprio in questo momento dove la Francia è in pericolo. Ma io non voglio restare però qui, no, perché sono sicuro che senza l'amato cugino mio Orlando non potremmo mai vincere la guerra contro questa potenza. E adesso voglio approfittare della mischia sul campo di battaglia, lasciare Parigi e andare a cercare l'amato cugino mio Orlando. Fratello! Fratello mio, Argalia! Mi sono persa un'altra volta. Non faccio altro che girar per questi sentieri, ma ogni bosco mi pare uguale all'altro. Dov'è mio fratello? Maledetto sia Ferrau di Spagna, per colpa sua! Avevamo iniziato bene a prendere Astolfo prigioniero. Ma come mai questo miserabile non è caduto dal cavallo? Anche lui di certo porterà qualche inganno
Angelica! Dove sei? Ho sentito le voci dei paladini che mi chiamano. Da ogni parte io fuggo. Ma quello che viene a questa volta, che porta l'aquila sul cimiero, se non mi sbaglio, è il conte Orlando. Angelica, dove sei? Non posso farmi trovare né da Orlando né da altri paladini. Voglio mettere l'anello in bocca e rendermi invisibile. Nessuno mi risponde. Nessuno ha visto una bellissima principessa attraversare questi boschi? E i villici e i contadini, rispondete! Avete visto una bellissima principessa? Perché non mi rispondete? Angelica! Dove sei? Donna mia, rispondi! Sono io, Orlando! E dal primo momento che ti ho visto me ne sono svisceratamente innamorato! Angelica! Angelica, dico! Alle armi! Alle armi! Alla battaglia! Venite, paladini! Chi vuole consegnare le chiavi della città di Parigi? Che venga ad affrontare un geraldanese! Voilà! La tua forza è come quella di un gigante. Beh, nemmeno tu mi sembri tanto debole. Chi sei che ti presenti con la corona in capo? Io sono il re Dardanello. Dardanello? E perché sei qui a combattere contro di me? Perché ci avete portato alla guerra? Perché mio padre è stato assassinato da Orlando. Io, figlio di Troiano di Aleppo, voglio incontrare Orlando. Orlando in questo momento non è qui e non ti può fare assaggiare la sua spada durlindana. Ma io ti consiglio di prendere la tua gente e tornartene indietro. Se non vuoi andare a trovare a tuo padre sottoterra, maledetto! Tu porti l'elmo che fu di Mambrino. Sono io, Rinaldo Paladino. Ebbene, Rinaldo, morirai per il taglio della mia spada. Lo speri in vano. E là, qui là, e là, e là. Thank you.
Ritirata! Ritirata! Fermatevi, francesi! Il nemico batte la ritirata! Il sole sta per ritirarsi dietro i suoi mezzi secondi giri! E noi non possiamo combattere la notte! La notte combattono i ladri, i lupi, i traditori, gli assassini! Ma domani, al novello giorno, verrò al campo! Cercherò Rodomonte, perché almeno così con un solo duenno potremmo dar fine a questa guerra. Ritiriamoci dunque! Ritiriamoci! Ritirata! Ritirata! È quasi notte e sento soltanto grida dei miei compagni che fuggono. Ma perché ancora non tornano al campo? Ho il cuore in pena, Medoro. Ma perché hai voluto lasciarmi qui, il mio re? Ma che sono queste grida di aiuto, questi lamenti? Medoro! Coridano! Medoro! Che cosa c'è? Medoro! Porto brutta notizia! Dardanello, il nostro amato re, è stato ucciso! No! 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 Che tristezza! È il mio cuore, Coridano! Anch'io ho tanta pena nel cuore. Ero lì vicino a lui. Rinaldo lo ha ucciso. Rinaldo ha la forza di 100 uomini. Sembrava un cinghiale inferocito tra pecore. Siamo dovuti fuggire. Ebbene, io non lascerò che il suo corpo venga sbranato dai cani e dai rapaci. Voglio andare nel campo, cercare il nostro re per dargli onorata sepoltura. Aspetta, verrò anch'io con te, Medoro. Vieni, cerchiamo di andare e guardarci attorno. Lo sai che in tempo di guerra non bisogna mai avvicinarsi alle mura del nemico. Non mi importa della mia vita. Il nostro re è stato buono con noi. Ci ha molto amato. Qui ci sono tanti morti. No, non è qui. Ricordo che eravamo più verso le mura. Ecco, guarda. Seguimi, Medoro. È qui. Guardalo. È qui il nostro re Dardanello. Mio Dio! Ha gli occhi aperti! È come se ci guardasse! È come se sorridesse! Prendiamolo adesso! Ci allontaniamo e lo separiamo! Andate all'inferno tutti e due! Ehi, scozzese! Scozzese! Duca Namo, scozzese, perché hai ucciso questi due soldati? Sono due saraceni. Ti sono spinti fin sotto le mura. Cosa dovevo fare? Potevamo prenderli prigionieri. Prigionieri? E perché? Sono nostri nemici. Ci hanno portato morte. E morte meritava. No! Non è così! Cavalleria vuole che il nemico bisogna incontrarlo da petto a petto sul campo di battaglia. E durante la notte poi bisogna avere pietà dei morti. Perché come noi amiamo seppellire i nostri, anche i saraceni fanno lo stesso.
Mi dispiace, ma quello che hai fatto lo dovrò riferire a Sua Maestà l'Imperatore Carlo. Proseguiamo il nostro giro. Maledizione alla sorte. Uno non sa mai come si deve comportare con questo. Angelica, finalmente sono uscita da questi boschi e rivedo le mura della città di Parigi. C'è stata battaglia qui, vedo tanti morti. Via, uccellacci! Via! Sbranare le carni di coloro che hanno perso la vita combattendo. E intanto voglio presentarmi da Carlo, così chiederò protezione a lui. Sento un lamento. Mi pare che sia questo soldato. Soldato, vi prego, date aiuto al mio re che è morto, e date onorata sepoltura. Ma che dici? Ma sei stato ferito? Sei giovane? Chi sei? Io? Che importa chi sono? Sono Medoro, un oscuro soldato. Vi prego, date onorata sepoltura al mio re qua vicino. La corona ha perso i sensi. Invece di pensare a lui, pensa al suo re. Mi dispiace che devi morire, ma potrei aiutarti. Ma come faccio? Vedo un contadino in fondo. Ehi! Bravo contadino! Cosa volete, principessa? Avvicinatevi, vi prego. Camina. Camina. Pezzo di scecco, camina. Un nevo manco un tobro, arnevo. A te a tu riso, che botonque pizzappone cade, dai. E te fare tutta sasizza, nefa. Principessa, che desiderate? Sentite, bravo, bravo contadino. Vedete, questo giovane è ferito. Io posso aiutarlo, perché conosco delle erbe che potranno cicatrizzare le sue ferite. Saraceno, dobbiamo portarlo? Saraceno o cristiano, che importa? La vita è un dono del Dio che ha creato tutti gli uomini. Presto, aiutatemi, portiamolo lontano da questo luogo. Ebbene, allora mettiamolo sul mio asino. A 2 ore di cammino c'è la mia capanna. Io più di questo non posso fare. Ma certamente. Ed io penserò a curarlo. Cammina, cammina, manco una scennuta vuole camminare, dale. Cammina, pezzi di sciacco, cammina.
Vai, Rabicano! Rabicano! Bravo, è bravo il Rabicano, bravo. Ecco perché correvi così veloce, perché già avevi sentito l'odore dell'abbeveratoio. Hai ragione, abbiamo camminato per campagne, valle, pianure e monti, ma di Orlando, mio cugino, nessuna traccia. Dove sarà? Qualcuno ci ha detto di averlo visto passare, ma io non sono ancora riuscito a trovarlo. Orlando! Cugino mio Orlando, dove sei? E vedo un ragazzo che si avvicina. Ragazzo, non ti avvicinare al mio cavallo, ho paura che ti possa scalciare. Che ti ho detto? Ragazzo! Oh, vieni qua! Dammi il cavallo! Vieni qua! Ragazzo! Ridammi il cavallo! Ragazzo! Ti ho visto che sei entrato dentro quel castello. Mi sta scattando un cuore, mi sta scattando. Mi hai fatto correre, ma adesso che ti ho visto entrare là dentro, il cavallo tornerà. Intanto qua non vedo nessuno alla porta, nessun soldato, nessuna guardia. È un po' sospetta qua la cosa. Castellano! Castellano, dico! Non c'è nessuno in questo gaela! E tu da dove sei sbucata fuori? Io sono un'ancella del castello. Questo è il castello dell'ospitalità. Ah, il castello dell'ospitalità. Ma un ragazzo si è portato via il mio cavallo ed è entrato là dentro. Beh, non l'ha portato via perché l'ha rubato. È la mia padrona. Chi manda il ragazzo in giro quando trova un cavaliere errante? Lo accompagna qui e ci sarà biada fresca per il destriero e cibo e un letto per riposare per il cavaliere. Ah, sì? Vabbè, allora c'è da mangiare e riposare e io ti seguo. Venite. Aspetta un momento, assolfo. È meglio che sto attento perché ogni volta combino guai quando incontro una donna io. Questo castello mi insospettisce veramente. Ma io ho un libricino che mi ha regalato la mia amica, la maga Logistilla, e mi ha detto: Astolfo, quando hai qualche problema e vuoi sapere qualche risposta, consultalo e vedrai che ti risponderà. Dove l'ho messo? Ah, qua, dentro il bracciolo, qua nel braccialetto. Bene, vediamo. Dunque, vediamo. Campagne, boschi, foreste, selve, monti, castelli con un ponte, castello con due ponti, castello con tre ponti. Questo quanto ponte ha? Due ponti. Vediamo. Castello con due ponti. È il castello delle menzogne. State attenti
perché l'entrata è sicura, l'uscita è incerta. Ah, quello ha detto che è il castello dell'ospitalità e qua mi dice che è il castello delle menzogne. Questo castello è stato costruito dal mago Atlante Astolfo! Astolfo, che vedo mai? È un negromante che cavalca un demonio. Astolfo! Rabicano, l'ho voluto portare dentro il castello perché lo devo portare a mio figlio. Tu, allontanati subito se non vuoi qui perdere anche le armi e l'onore. Senti, Atlante, anche se tu cavalchi un demonio, io non ti temo. Vedi questa spada? Se tu non mi ridai subito il cavallo, io entro dentro, ti cercherò e se ti acchiappo ti stacco la testa dal busto. Ah, sì? Così rispondi e allora ti manderò via. Ehi, demoni! Assaltatelo! Che cosa sta succedendo? Trema la terra sotto i miei piedi! Ogni cosa vedo vibrare, ogni cosa si trasforma, ogni ceppo, ogni tronco, ogni albero si mutano in animali. Mio Dio, attenzione, Astolfo! Mio Dio, Astolfo, ma questi non sono esseri umani. Cadono, muoiono, si rialzano. Non posso mai vincerli. Come farò? Adesso sto pensando che la maga Logistilla mi ha dato anche un piccolo corno fatato. Lo devo suonare. Sì, lo devo suonare. Ecco, l'ho preso. Voglio suonarlo! Astolfo, ogni cosa è scomparsa davanti ai miei occhi come polvere al vento. La maga Logistilla mi ha detto: Astolfo, quando devi suonare il corno, prima mettiti della cera e del cotone nelle orecchie. Non ne l'avrei grappigliare la cera o cotone ora. Mi sento stonato, mi sento. Ahi, come mi fanno male i timpa. E tu che bestia sei? Sembra un uccello, ma il corpo da cavallo. Ha le ali? È un cavallo che vola? No, forse perché ho suonato il corno e sono ancora stonato. Voglio guardare il libricino. Vediamo, dunque, dove ero giunto? Castello, castello contro un ponte, castello contro il ponte, castello contro il ponte. Ecco, era qua che il mago Atlante ha fatto costruire questo castello. Per entrarvi dentro dall'alto ha fatto, come opere magiche, costruire dai demoni un ippogrifo che è mezzo cavallo e mezzo grifone. Un ippogrifo. Dunque tu sei un ippogrifo, mezzo cavallo e mezzo grifone. Ma sembra mansueto, sembra. Guarda, è come se mi facesse segno di cavalcarlo. Senti, ippogrifo, il tuo padrone, il mago Atlante, è scomparso col mio cavallo Rabicano.
E tu sei rimasto qui perché tu sei opera di magia. Bello, ippogrifo, bello, bello, bello. Beh, sembra mansueto come una pecorella. Sai che ti dico? E io ho perso un cavallo e ne ho guadagnato uno con le ali. Adesso sai che facciamo? Dobbiamo prendere confidenza. Tu vai piano piano al passo, poi al trotto, poi vai cavalcando, alla fine apri le ali e mi fai vedere come vuoi. Che fai? No, non ti ho detto apri le ali. Ippogrifo, ti ho detto vai giù. No, non andare su. Ippogrifo, guarda che mi gira la testa. Ippogrifo, non andare più in alto. Ippogrifo, la terra si sta allontanando. Ippogrifo, guarda, ma di che colore è la terra? È blu? No, è il mare quello. Ma quanto è grande il mare? È più grande della terra. Ma dove mi stai portando? Siamo vicino alle stelle. Guarda come girano i pianeti attorno a noi. E noi ci stiamo perdendo in alto, sempre più in alto, nel buio dell'infinito. Ippogrifo, ippogrifo, che meraviglia, la luna è d'argento, il sole è d'oro, Dio tutto ciò ha creato per l'umana gente, ti sei fermato qui su questa stella, oh, dove siamo? Che non sento nemmeno il peso delle mie armi. Posso volare anch'io, ippogrifo, oh ippogrifo, dove mi hai portato, ippogrifo? Che bello qui, vedo fluttuare delle bolle che escono da fontane dove sgorga dell'acqua. Oh no, non è acqua, cos'è? Qualcosa che evapora. Io qui mi perdo, non capisco. Astolfo. Mio Dio. Che vedo mai? La sua luce mi illumina. È un santo. Ed io voglio inginocchiarmi davanti al santo. Astolfo, io sono Giovanni l'Evangelista. Dunque, allora sono nel regno dei morti oppure nel paradiso? Io non so dove sono. Non volevo venire a disturbare i santi. Non capisco com'è che sono qui. Calmati. Non è per il tuo coraggio, né per volontà dell'ippogrifo che tu sei giunto qui, ma la volontà è dell'alto giudice dei cieli. L'alto giudice dei cieli? Ma Dio ha voluto che io giungessi qui, ma dove sono? Sei sulla luna. E qui il luogo dove si conserva il senno che gli uomini perdono sulla terra. E quantunque tu vieni da laggiù, non sai che ormai sono 3 mesi che tuo cugino Orlando è uscito pazzo per amore di Angelica. Che sento mai? Glielo dicevo a mio cugino Orlando, lascia stare le donne che tu non ci sai fare con le donne. Astolfo, guarda attorno a te. Padre Santo, vedo delle ampolle, vedo qualcosa che fluttua ma non so capire.
Ecco, tutte queste ampolle piene sono il senno di chi fa elemosine con turpi fini, degli amanti infedeli, di coloro che rubano, di tutti quelli che ingannano. Gli uomini perdono il senno e qui si raccoglie per poi darne conto al nostro Signore Dio. Io sono confuso, ho la mente confusa, non capisco. Qui vedi quella piena, là, l'ampolla, è il senno di Orlando che tu devi portare a tuo cugino. Vicino a quella di Orlando vedi l'altra che è metà, quella è l'ampolla del tuo senno. Allora io sarei mezzo pazzo, Padre Santo. Beh, non c'è bisogno di essere pazzi furiosi per perdere la ragione. Ti sei forse dimenticato che dalla maga Alcina sei stato trasformato in mirto? È vero, ai santi non si può nascondere nulla. E allora, Padre Santo, io vado a prendere l'ampolla del senno di Orlando, mio cugino. Va, questo Dio vuole, questo Dio comanda. Ippogrifo, amico mio, hai capito? Ci siamo persi, ma è stato il Signore Dio a portarci qui. Tu, Ippogrifo, Dio, Astolfo, resteremo scritti nella storia per essere giunti qui sulla Luna. Non sono stati gli americani e manco i russi, i primi siamo stati noi. Si sveglia nella campagna ogni mattino, ma nel mio cuore regna la morte. Perché Angelica ha scritto sulla corteccia di quest'albero, Angelica e Medoro sono nelle fasce d'oro. Non capisco. E ancora, qui, su questa pietra, vedo scritto Angelica e Medoro qui si sono seduti il giorno delle loro nozze. Angelica? Nozze? Angelica e Medoro nelle fasce d'oro. Angelica e Medoro si amano. Angelica e Medoro uniti per sempre. Chi è questo Medoro? Io lo voglio incontrare in battaglia. Voglio dire al perfido che Angelica è la mia donna. Come? Ah, no. Che cosa? Che dici? Non posso pensare che Angelica mi ha tradito. No, 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 adesso capisco. Angelica ama me, sì, ama Orlando. Angelica ha scritto Medoro perché non vuole fare sapere al mio nemico che mi ama, e quindi Angelica mi chiama Medoro.
Hai capito, Durlindana? Hai capito che Angelica mi ama? E tu contro chi vuoi combattere? Contro l'oscuro soldato, così disse il vecchio pastore. E si sposarono. Chi sposò Angelica? Medoro? E io la voglio uccidere. Con Durlindana, dov'è? No. No, Terigi, non temere. Se Angelica ha paura di Durlindana, io dico, che cosa ci stai a fare qui, Durlindana? Via, 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 via! Allontanati! Non far paura alla donna mia! Angelica, abbracciami! Angelica, balliamo, Angelica, balliamo! La 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 la! La 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 la! Ma perché, Angelica, non ti posso trovare? Angelica, io ti vedo dappertutto! Io ti respiro anche nell'aria che entra nel mio corpo! Angelica, dove sei? Ti vedo riflessa qui sul mio scudo, Angelica. Sei venuta ad abbracciarmi? Abbracciamoci, baciamoci. Angelica, che vedo? Al tuo fianco vedo un giovane soldato. Chi è questo soldato? Chi? Medoro? E cosa ci fai vicino alla mia donna? Via! 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 Via, via! Via io! Io sono pronto a prendere la lancia di Tristano e ucciderlo per mia mano! Venite tutti! Venite a cento che io, Orlando, vi ucciderò tutti! Vi taglierò fil di vento! Voglio sradicar questa quercia! Via! Aiuto! È pazzo! Chi è? Chi è che vi ha dato quel bracciale? Io quel monile lo conosco. Signore, calmatevi. Qui si presentò una bellissima principessa con un soldato ferito a morte. E io e mia moglie gli abbiamo dato aiuto. La principessa conosceva tante erbe che hanno cicatrizzato le ferite e presto il giovane si riebbe. Era passato quasi un mese quando i due passeggiavano tra questi boschi e qui questa capanna è stata testimone dell'amore di Angelica e di Medoro. E prima di partire Angelica, la bellissima principessa del Catai, regalò a mia moglie quel bracciale come segno di gratitudine. Amore, sposo, Angelica, no! Potessi averti fra queste mani, ti squarterei come squarto questa corazza! Via! Via! No, non toccherò Durlindana, no! No! Orlando non teme nemico! Orlando non teme nessuno! Terige! Di pure Adelmonte, che venga pure a vendicar Troiano! Come io ho potuto uccidere il Marrano, ucciderò anche lui. Oh, ma Angelica, Angelica, perché mi hai abbandonato? Angelica, io, nipote Carlo, io ti voglio, Angelica, non mi riconosci, Angelica? Come non mi riconosci? Che cosa dici, madre mia Berta? Chi? Nemmeno voi mi conoscete? Come mai nessuno mi riconosce? E perché fuggite voi, contadini? Non fuggite, sono io, guardatemi, sono io il conte Orlando, il primo paladino di Francia, colui che mille guerre vince mille e ne affronta ancora, ma è stato sconfitto dall'amore di una donna. Angelica! 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 Donna mia! Angelica! Ah! 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 Avete visto? Da diversi giorni lo vediamo passare. Questo pazzo, ma oggi è veramente furioso, ha sradicato alberi, ha ucciso tante bestie, è un demonio. E intanto adesso che si trova privo dei suoi sensi,
Perché non ci prendiamo le sue armi? È pazzo. Presto morirà. Guardate. Vedo un cavallo che arriva dal cielo. Che cosa sarà mai? Non temete. È un cavaliere che vedo scendere. Dietro una magia vi è un uomo come noi. Ehi, voi! Fermatevi! Vi prego, non avvicinatevi. Tu chi sei? Io sono suo Germano. Ah, avete sentito? Anche noi siamo suoi parenti. Se vuoi prenderti tu la spada o l'elmo, prima fai scegliere noi, che da un po' di tempo lo guardiamo. No, nessuno di voi dovrà toccare un solo pezzo della sua armatura. E allora, amici, mettetevi da parte quanto do una lezione a questo insolente, e ci prenderemo anche le sue armi. Non volevo prendere la mia spada, ma mi costringete! Combatte! A noi là! Andate via, maledette! Non mi costringete ad uccidervi! Cugino mio Orlando! Finalmente, cugino! Il Signore Dio ci ha guidati qui, in questa costa, vicino l'Africa, dove tu ti sei spinto, ed io ti ho portato il senno, amato cugino. Ah! 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 Annusa, cugino. Respira. Ah! 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 Astolfo. Cugino mio Astolfo. Mi riconosci, Orlando? Perché non dovrei riconoscerti? Che forse tu non sei figlio di mio zio Ottone d'Inghilterra? Cugino, abbracciami! Che cosa è successo? Vieni, voglio aiutarti ad alzarti. Ma perché mi sento così, così debole, così stanco? Che cosa è successo? Ah! Io sono ignudo e vedo le mie armi sparse per questa radura. Cugino, amato cugino Orlando, tu sei stato schiavo di una donna per 3 mesi. Io schiavo di una donna? Ma io amo Alda la Bella, e lo so che tu ami Alda la Bella. Però hai perso la testa per quell'Angelica, non te la ricordi più? Angelica? Ma è una donna che fa puzza di serpente. Ah, ora fa puzza di serpente. Sì, Orlando, ora sei un poco frastornato, ma appena ti riprende un poco ti racconterò ogni cosa. Non capisco, la mia mente è confusa. Sì. Vieni, cugino mio adorato. Qui vicino c'è un fiume. Ti aiuterò a lavare
le tue piaghe, le tue ferite. E poi ti aiuterò ad almarti e ti racconterò di Parigi. Da così, Astolfo ci contò tutto quello che aveva succeduto. E Orlando si vergognò. Perché mai c'è stato ucciso le sue luci? Se un po' scuro me l'ha. Orlando. Orlando era ormai aveva perso, aveva capito che aveva sbagliato tutto, però che poteva fare? Invece di uscire pazzo e fare la guerra, è uscito pazzo per fare l'amore. Ma ora Carlo Magno era ancora in guerra contro Agramante, intanto che era giunto con altri re di corona. Avevano stretto d'assedio Parigi, e quando Orlando se ripigliò che si mise le armi, da hanno trovato Brandimarte, Plasildo, Iroldo, Grifone Bianco e Aquilantel Nero, che erano paladini che andavano a cercare Orlando, e quando trovarono si abbracciarono tutti e ci dissero che Parigi era in pericolo, i nemici erano tanti. E allora Orlando pensò che, essendo che si trovava vicino all'Africa, il Dio disse: facciamo una cosa, che siamo qua. Mentre Agramante ha lasciato la città di Biserta e gli ha da sedere a Parigi, noi cioè ora andiamo a Biserta e andiamo a conquistare Biserta. E da così, quando Agramante poi là sarà sconfitto, un po' bene di qua, a far scappare di là, e così questi saraceni la facciamo finita una buona volta e per sempre. E da così, signori miei, una volta che Orlando si riprende da essere furioso, parte con la voce paladini per girare in Africa, nella città di Biserta, per girarla a conquistare. Ma siccome la storia ancora è lunghissima, non finisce mai, una volta gioca la Samo e una volta sera va, continuiamo. Thank you.